Bene, saluto la Presidente della Deputazione Ticinese, saluto voi rappresentanti dei media a questo info point che fa seguito all'incontro che abbiamo avuto questa mattina come Consiglio di Stato con la Deputazione Ticinese alle Camere Federali. È stata l'occasione per discutere di varie tematiche. Quest'oggi vorremmo portare a vostra attenzione tre temi principali. Il primo è più di carattere organizzativo e su questo passo la parola a Marina Carobbio che vi dà una informazione. Grazie, saluto anche il consigliere di Stato che si invita e saluto tutte e tutti voi. Appunto abbiamo il piacere di annunciare che dal 1° di maggio di quest'anno la signora Sara Guerra, che attualmente lavora già a tempo parziale presso i servizi del Parlamento e per un altro tempo presso i servizi del Cantone nell'ambito dell'antenna che si occupa dei rapporti con la Confederazione, inizierà la sua attività al 90% appunto dal 1° maggio 2020 e rafforzerà quindi quello che è il suo lavoro come nell'ambito della Segreteria di Lingua Italiana dei servizi del Parlamento. Si occuperà anche della delegazione dei rapporti con l'Italia e avrà un compito importante che è quello del segretariato della Deputazione Ticinese e Grigione Italiana alle Camere Federali. Si tratta di un'integrazione di questa funzione di segretariato nei servizi del Parlamento. Finora, da diversi anni, questo servizio era svolto dalla Cancelleria e federale, e il fatto che ci sia questo potenziamento a livello dei servizi del Parlamento è sicuramente questa integrazione un passo molto importante per il Parlamento evidentemente, ma anche per l'attenzione che si porta all'Italia, alla questione dell'italianità quindi e della Svizzera italiana, e per quello che la funzione che sarà assunta anche da Sara Guerra, oltre ai compiti che citavo prima dello sviluppo della Segreteria di Lingua Italiana, avranno a che fare con il Canton Ticino, con la Deputazione Ticinese alle Camere Federali, ma anche quella Grigione Italiana. Riteniamo che questo sia un potenziamento, poi sentirete anche il Consigliere di Stato per quanto riguarda la parte, diciamo così, più legata al Ticino, e ci tenevamo a informarvi perché vuol dire che il ruolo anche dell'italianità a Parlamento continua ad essere conosciuto e verrà riconosciuto ancora di più nei prossimi mesi, grazie anche al lavoro e alla collaborazione che potremo fare con Sara Guerra, con la quale mi felicito ancora una volta. Sì, da parte mia mi associo alle felicitazioni e ringraziamenti a Sara Guerra, che è stata una valida collaboratrice presso l'amministrazione cantonale. Siamo contenti di avere comunque un elemento che conosce l'amministrazione bene l'amministrazione cantonale, che adesso entra o completa il suo grado di attività all'interno dell'amministrazione federale. Da parte nostra, come già stato anticipato da Marina Carobbio, evidentemente intendiamo sostituire la posizione che viene lasciata vacante, quindi settimana prossima apparirà il concorso pubblico per assumere chi, colei o colui che andrà a sostituire Sara Guerra, al quale rinnovo anch'io i ringraziamenti e le felicitazioni. Bene, passerei al secondo grosso capitolo che è stato discusso quest'oggi, rapporti con l'Italia. Sono due i temi principali, accordo sui frontalieri e campione d'Italia. Per quanto riguarda l'accordo sui frontalieri, vi è stato un aggiornamento sullo stato dell'arte. Devo dire che su questo fronte non è che ci sono novità particolari. Abbiamo appunto discusso dello studio attualmente in corso riguardante l'approfondimento dell'eventuale disdetta dell'accordo sui frontalieri e conseguenze sulla convenzione di doppia imposizione, che ripeto è un'analisi tecnica che viene fatta, non c'è nessuna decisione politica in questo senso attualmente. Noi contiamo di poter disporre dei risultati di questa analisi attorno al mese di maggio. Dall'altra parte sono sempre aperti i contatti con Berna per quanto riguarda il cantone, in particolare con la segretaria di Stato signora Stoffel per quanto riguarda le trattative con l'Italia, e su questo fronte chiaramente l'aggiornamento è continuo
e dall'altra parte appunto anche a livello di deputazione ticinese, adesso vi potrà illustrare Marina Carobbio, è previsto prossimamente un incontro d'aggiornamento con i dipartimenti interessati da questo tema. Grazie. Sì, come sapete la deputazione ticinese alle Camere federali fa degli incontri regolari con i consiglieri federali e avremo un incontro all'inizio della sessione primaverile con il consigliere federale Cassis e il consigliere federale Maurer, dove i temi saranno certamente quello dell'accordo dei frontalieri, quindi valutazione della situazione, anche valuteremo la questione dell'accesso ai mercati finanziari e toccheremo ancora una volta con entrambi i dipartimenti il tema del plurilinguismo, un tema che occupa regolarmente anche gli altri, la deputazione, proprio anche perché, e potremo magari parlarne dopo, è stato presentato da poco il rapporto, il tanto atteso rapporto sullo stato del plurilinguismo nell'amministrazione federale. Ci sono degli aspetti positivi, ci sono però anche degli aspetti negativi, ci vuole comunque particolare attenzione a quella che è la questione negativa, cioè comunque la necessità di andare avanti con certe proposte che toccano il plurilinguismo. In questo senso vorremmo discuterne con i consiglieri federali. Poi magari sulla questione del plurilinguismo tornerò comunque dopo. Bene, su questo capitolo riguardante i rapporti con l'Italia abbiamo potuto aggiornare la deputazione ticinese sulla situazione a Campione. Adesso la situazione perlomeno dal 1 gennaio su alcuni punti ha avuto dei chiarimenti, su altri rimangono posizioni aperte, in particolare abbiamo potuto informare la deputazione sul fatto che i debiti che Campione d'Italia ha verso le collettività pubbliche non sono ancora state, diciamo, estinti e quindi da parte nostra la trattenuta riguardante l'imposta alla fonte, il riversamento dell'imposta alla fonte che avevamo fatto nel mese di giugno, al momento attuale rimane ancora tale, nel senso che non abbiamo proceduto a pagare il saldo proprio perché a oggi non abbiamo ancora ricevuto la parte che l'Italia ci deve sul debito che c'era allora verso le collettività pubbliche. Quindi su questo fronte c'è stato più che altro un aggiornamento e nulla di più. Passerei al terzo capitolo, grosso capitolo, che riguarda il tema, il dibattito in corso a livello federale su questa proposta di aiuti per gli over 60, quindi questa misura che sarà al centro del dibattito politico a livello federale. Per noi era importante avere un aggiornamento in quanto è una tematica che anche in Canton Ticino è spesso al centro dell'attenzione, in particolare abbiamo vari atti parlamentari anche pendenti su possibili interventi legati alle persone, in questo caso over 50, over 55. Chiaramente una presa di posizione del Canton Ticino su questi atti parlamentari cantonali ha senso una volta che si ha il quadro federale aggiornato e quindi che si sa l'esito di questa proposta che il Consiglio federale ha fatto. Quindi è stata un'occasione sicuramente propizia e utile quest'oggi per avere un aggiornamento su questo tema e soprattutto per noi è importante mantenere uno scambio di informazioni costante sul tema particolare del mercato del lavoro e più specifico in questo caso degli aiuti a chi si trova in difficoltà dopo una certa età e questo, ripeto, per poi avere un quadro della situazione che sia il più possibile completo al fine poi di poter evadere alcuni atti parlamentari pendenti a livello cantonale che toccano comunque una categoria simile di persone. Su questo Marina Carobbio vi può aggiornare sulla proposta federale. Sì. Grazie. Già nella sessione di dicembre il Consiglio degli Stati si era occupato con la legge federale sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, che di fatto è una proposta di legge che vuole coprire il fabbisogno vitale delle persone che hanno compiuto i 60 anni di età e che hanno esaurito il diritto all'indennità di disoccupazione. Quindi viene chiamata anche rendita ponte perché dovrebbe permettere a quelle persone che difficilmente riescono a rientrare nel mondo del lavoro ma che appunto hanno esaurito le indennità di disoccupazione di non essere troppo penalizzati a livello di rendita di vecchiaia. Il Consiglio degli Stati è entrato in materia, ha fatto però delle modifiche abbastanza sostanziali rispetto a quello che è
progetto del Consiglio federale, è attualmente in discussione alla Commissione della Sicurezza Sociale e della Sanità del Consiglio nazionale, proprio perché questa commissione si occupa di sicurezza sociale e arriverà al Consiglio nazionale nel mese di marzo, e probabilmente le divergenze tra le due Camere, così almeno è previsto secondo il programma delle Camere, dovrebbero venire risolte, si spera, durante la sessione primaverile. Come si diceva, è un tema molto importante perché in Svizzera stanno aumentando le persone che perdono le persone oltre i 50-55 anni che perdono il lavoro, e c'è un grosso problema per le persone oltre i 60 anni che rischiano di consumare degli averi, che hanno dei loro risparmi che hanno fatto, perché non possono più cotizzare a livello di secondo pilastro, a livello comunque di previdenza professionale. Quindi la Confederazione o il Consiglio federale ha fatto questa proposta, anche perché voi sapete che c'è una conferenza nazionale su lavoro, la possibilità di rimanere nel mondo del lavoro e le prospettive per lavoratori e le lavoratrici più anziane. Ne abbiamo parlato, come diceva il consigliere di Stato, anche perché è un tema importante anche a livello del Ticino, dove sappiamo che la situazione sul mercato del lavoro è più difficile rispetto ad altri cantoni, e questo tocca certamente le persone più giovani, ma anche in maniera particolare i lavoratori e le lavoratrici più anziane che perdono il posto di lavoro, che fanno fatica poi a rientrare nel posto di lavoro e hanno delle difficoltà a livello finanziario, anche per quanto riguarda il livello pensionistico. Quindi la Deputazione e il Consiglio di Stato ritengono tutti che questo sia un tema sicuramente importante, che immagino seguirete, o i vostri organi di informazione seguiranno durante i dibattiti alle Camere, perché sarà uno dei grossi temi che occuperanno la Deputazione. Grazie. Sempre sul capitolo mercato del lavoro, ecco, c'è stata l'occasione anche per aggiornarci sulla mozione o l'iniziativa cantonale, scusate, non la mozione di Fonio con firmatari, che voi sapete era stata presentata bene, ha raggiunto un sì favorevole presso la Commissione degli Stati. Ecco, qui si tratta adesso di giocare in maniera coordinata fra autorità cantonale e Deputazione ticinese per seguire l'iter di questa iniziativa, sperare che possa andare a buon fine. In questo senso, da parte cantonale abbiamo ribadito la disponibilità, per il tramite del capo ufficio dell'Ispettorato del Lavoro Gianluca Chioni, che già aveva partecipato all'audizione, a essere a disposizione come supporto tecnico se ci fosse necessità durante l'iter, appunto, che porterà una decisione finale a livello parlamentare. Questi erano i tre grossi capitoli. Rimane appunto informazione più specifica riguardante il plurilinguismo prima di chiudere questo momento informativo. Sì. Grazie, abbiamo parlato anche della questione del plurilinguismo, che, come dicevo, rimane un tema prioritario per la Deputazione ticinese alle Camere. Ogni riunione della Deputazione affrontiamo questa tematica sotto angoli diversi. Abbiamo parlato brevemente anche col Consiglio di Stato, ma è stato soprattutto oggetto della riunione che abbiamo avuto prima dell'incontro col Consiglio di Stato come Deputazione, perché, come vi dicevo, è stato presentato alcune settimane fa il rapporto 2019 sul plurilinguismo, che era atteso da tempo e che doveva fare un bilancio della situazione del plurilinguismo a livello dell'amministrazione federale. Questo tema occuperà ancora la Deputazione nei prossimi mesi, come ho detto ne parleremo in questo incontro con i consiglieri federali Cassis e Maurer. Avremo anche un incontro con i politecnici federali, dove affronteremo anche, tra gli altri temi, la questione del plurilinguismo, ma anche la presenza delle attività dei politecnici federali in Ticino e la possibilità di rafforzare questa presenza. Ma per tornare al plurilinguismo brevemente, quello che esce da questo rapporto è una valutazione da una parte positiva. Ci sono degli aspetti che sono positivi, che sono stati portati avanti. In particolare c'è stato un rafforzamento dei corsi di lingua delle persone che lavorano nell'amministrazione federale, quindi vuol dire che c'è più sensibilità sulla necessità di conoscere le altre lingue nazionali. C'è però un problema per quanto riguarda gli obiettivi di rappresentazione delle varie comunità linguistiche, che non vengono ancora raggiunti da tutti i dipartimenti o da tutti i servizi. E
questo è sicuramente un tema che vorremmo ulteriormente approfondire, con poi la necessità di che esce da questo rapporto di, del ruolo importante che svolge la delegata al plurilinguismo nell'ambito di valorizzare appunto il plurilinguismo e quindi anche la lingua italiana ma anche le altre lingue all'interno dell'amministrazione federale. In questo senso mi riallaccio a quanto detto inizialmente, anche il ruolo che avrà Sara Guerra all'interno del servizio del Parlamento sarà sicuramente importante. Voi sapete che oltre alla deputazione c'è anche un gruppo italianità del Parlamento composto da parlamentari che accompagnerà anche questo lavoro. E come dicevo ne parleremo in questi due incontri che intendiamo fare, e forse come ultima informazione abbiamo previsto per la sessione di giugno di chiedere anche un incontro alla segretaria di Stato alla formazione e alla ricerca, signora Hirayama, che ha preso poi il posto del signor Dell'Ambrogio, perché per il Canton Ticino il settore della formazione e della ricerca è certamente molto importante. Grazie, con questo abbiamo concluso questo InfoPoint. Se ci sono delle domande prima delle interviste siamo a disposizione chiaramente per rispondere a eventuali vostre domande. Non so se posso dare la parola a qualcuno, se non è il caso quindi chiudiamo qua questo info point e restiamo a disposizione per eventuali interviste. Grazie.